Good morning a tutti voi e buona giornata. Siamo al capitolo 28 degli Atti. Abbiamo visto Paolo a Cesarea chiedere di essere giudicato da Augusto e quindi viene trasferito a Roma. Arrivati a Roma, fu concesso a Paolo di abitare per conto suo con un soldato di guardia. Questo aspetto qua dell'arrivo a Roma è un aspetto molto importante. Noi abbiamo passato velocissimamente l'esperienza di Paolo, della prima comunità cristiana, Gerusalemme. Pensate dove eravamo, no? Cioè al fatto che loro pensavano di annunciare solo il Vangelo ai giudei, a Gerusalemme, e poi si sono aperti ai pagani, poi hanno cominciato a fare dei viaggi a iosa, potremmo dire, e adesso si trovano a Roma. E Roma è capodmundi, Roma è il centro del mondo. Quindi in pochissimi anni il messaggio di Gesù sta arrivando nella città eterna. Per noi magari sembrano scontate queste cose, ma rendiamoci conto della piccolezza di Nazareth, di Betlemme, di Gesù, un ebreo, potremmo dire marginale nell'impero romano. Ma il fatto che Paolo dica quell'uomo è vivo arriva fino a Roma. Dopo 3 giorni, egli fece chiamare i notabili dei giudei. Vuole parlare con i giudei perché lui si sente giudeo. Quando giunsero, disse loro: fratelli, senza aver fatto nulla contro il mio popolo o contro le usanze dei padri, quindi Paolo dice di sé: io non ho fatto niente contro la tradizione ebraica. Sono stato arrestato a Gerusalemme, consegnato nelle mani dei romani. Questi, dopo avermi interrogato, volevano rimettermi in libertà, non avendo trovato in me alcuna colpa degna di morte, come per Gesù. Ma poiché i giudei si opponevano, ahimè, sono stato costretto ad appellarmi a Cesare, senza intendere con questo, ecco la delicatezza di Paolo, muovere accuse contro la mia gente, la mia gente. Paolo si sente giudeo, si sente nella verità di un giudeo, aderendo a Cristo. Ecco perché vi ho chiamati, per vedervi e parlarvi, poiché è a causa della speranza di Israele che io sono legato da questa catena, la speranza del Messia. Anche se un Messia che nessuno si aspettava, è Gesù, il crocifisso risorto. È Gesù che non ha rivendicato a sé la divinità, ma si è fatto tutto a tutti. È Gesù che si è fatto vicino ai poveri, è Gesù che si è fatto vicino agli ultimi, è Gesù che si è fatto vicino agli storpi, ai ciechi, ai bimbi, alle vedove, agli stranieri. E questa è la speranza. Anche se nessuno si aspettava un messia così. E poi un passaggio che per noi è veloce, ma che dice tanta vita. Paolo trascorse 2 anni interi nella casa che aveva preso in affitto e accoglieva tutti quelli che venivano da lui, annunciando il regno di Dio, insegnando le cose riguardanti il Signore Gesù Cristo, con tutta franchezza e senza impedimento. È una prigionia domiciliare, diciamo così, che però è lunga, 2 anni. E in questi 2 anni, a chi lo va a trovare, Paolo annuncia Gesù. Nella nostra vita annunciamo Gesù. Nella nostra ordinarietà, ovunque noi siamo, annunciamo Gesù. Ci fermiamo qua, nello stupore, della bellezza di quest'uomo che riesce a portare appunto
al centro del mondo il Vangelo. Le cose belle della giornata di ieri? Beh, ieri ho avuto una mezza giornata molto impegnativa con il consiglio presbiterale della nostra diocesi, ma è stata una bella mezza giornata. Abbiamo riflettuto su tante cose e speriamo di avere, insomma, la forza, il coraggio, di non giocare in difesa. No, abbiamo parlato soprattutto anche delle parrocchie, dell'unificazione delle parrocchie. Insomma, tra qualche anno noi preti saremo pochissimi e dobbiamo avere il coraggio di pensare alla Chiesa che verrà, insieme con voi, insieme con tanti laici. Non possiamo più essere autoreferenziali come comunità cristiane e nemmeno come preti, ovviamente. Però è stata una bella mattinata che mi ha dato a pensare. Poi sono molto contento dei ragazzi della terza media che sono venuti ieri sera per vivere il loro percorso come aiuto animatori, perché li ho visti, insomma, sono ancora piccoli, anche se loro non mi ascolteranno, però insomma stanno facendo già un percorso e questo è positivo. E poi un saluto a Angelica e Simone, ecco che stanno vedendo delle immagini di Paolo nei mosaici a, non mi ricordo più, in Sicilia comunque. Ale, buona giornata a tutti voi.